In Italia ci sono famiglie che vivono in due con meno di 1000 euro al mese. Non possono spendere di più e per questo, secondo i dati Istat relativi al 2010, sono finite sotto la linea di povertà cosiddetta relativa. In tutto 8 milioni di persone, il 13% della popolazione. E poi c'è la povertà assoluta, e qui le cifre sono ancora più allarmanti. Oltre 3 milioni le persone che non riescono ad accedere a beni e servizi essenziali. Non ce la fanno ad avere uno standard di vita minimamente accettabile. Sono i più poveri tra i poveri. La fotografia che scatta l'Istat racconta di quella parte d'Italia che arranca, di quelle famiglie che si mantengono a stento, una su cinque, e mostra che questa tendenza non diminuisce, anzi è in crescita. Sono sempre più le persone a rischio povertà, numeri che aumentano al sud. In generale l'Istat evidenzia il divario con il nord, Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni che stanno meglio. Vive peggio invece chi abita in Calabria, Sicilia e Basilicata, soprattutto se si hanno tre o più figli. Una famiglia su due al sud è povera.